Nel 40° anniversario della morte del comandante Enrico Martini Mauri è stata presentata a Palazzo Lascaris la riedizione 2016 del libro Partigiani, penne nere. Durante l'incontro organizzato dal Comitato Resistenza e Costituzione con il Centro Pannunzio, è stato ricordato il contributo alla lotta di liberazione del primo gruppo divisioni alpine, comandate da Mauri, una formazione di partigiani autonomi ed una delle più importanti in assoluto. L'attualità del messaggio del libro di mio nonno sta nel fatto che, prima di tutto, non solo racconta di ideali che noi ormai diamo per scontati come libertà e democrazia, che allora non lo erano affatto, è dovuto all'impegno suo e di tanti combattenti che sono anche morti. Quindi l'attualità del messaggio è soprattutto nel fatto dell'associazione che poneva come primo ideale la libertà, mentre a suo parere l'azione politica veniva successivamente, diversamente da altre formazioni partigiane che invece erano connotate decisamente in maniera più politica. Generale, qual è la continuità tra la resistenza e l'esercito italiano attuale? L'attuale esercito italiano è figlio della resistenza, è figlio di quei reparti che hanno combattuto la guerra di liberazione. Ne portiamo in molti di questi reparti i nomi, le bandiere, e soprattutto lo spirito e gli ideali che permeano tutta la nostra struttura e che, insomma, stiamo passando anche alle nuove generazioni.